Benvenuti a Klaus Condicio, abbiamo un gradito ritorno, l'onorevole Paolo Abinetti, buongiorno onorevole. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno onorevole, onorevole sul procinto di partire per la Terra Santa, o sbaglio? Perfetto, Giordania e Terra Santa, il famoso, credo che tutta l'Italia sappia, i parlamentari andranno in pellegrinaggio e credo che tutti contino tutti di questo pellegrinaggio anche per dare una chiave di soluzione più profonda a questa crisi economica che appesantisce e è così difficile trovare la quadra. Certo, certo, però prima di partire per la Terra Santa, noi la chiamiamo perché c'è fuori in tutta Italia una campagna pubblicitaria dell'azienda Francomina di moda rivolta ai giovani e ai teenager, una campagna che con annunci shock. E che lei ha visto, che anche tramite internet, eccetera, e volevamo chiederle un commento su questa campagna. Guarda, io potrei dire tre cose diverse. La prima è che mi dispiace molto che una casa di moda femminile, la Women Evolution Company, che si occupa di fare la propaganda, diciamo, la curare il marketing della Francomina, abbia scelto ancora una volta due di quelli che sono i simboli più forti della fede cristiana, che sono, diciamo, il nome della Madonna e il nome poi della Maddalena, li abbia scelti per una presentazione di un'immagine femminile che non ha in sé quella ricchezza di positività di cui tutti noi avremmo bisogno in questo momento per rilanciare la figura della donna nella nostra società. Diciamo, veniamo tutti da esperienze invernali pesanti in cui la figura femminile è stata profondamente maltrattata, per cui l'idea che per l'ennesima volta si debba lanciare una campagna pubblicitaria facendo riferimento a valori profondamente radicati della pietà popolare, come fisso sono il nome della Madonna, la stessa immagine della Maddalena, per trasformarli in una impresa di pura pubblicità, mi sembra profondamente squallido. Devo dire che la campagna è sottile. Perché? È sottile perché in realtà il riferimento ai contenuti religiosi è dato soltanto dai nomi e dai due nomi accostati, perché una fosse stata Maria e l'altra Giovanna, o una fosse stata Maddalena e l'altra Francesca, probabilmente almeno sarebbe stato così, come dire, irritante, profondamente irritante l'accostamento. Viceversa, il fatto che si chiami padre di Maria e di Maddalena, due delle donne di gran lunga, sono più importanti del Vangelo, questo rende evidente l'intenzione di sacratoria, perché poi in un caso si afferma la mancata verginità e nell'altro caso si dà proprio della Maddalena la dimensione, diciamo, tra virgolette, della esport. Esatto, questa associazione. Beh, questa associazione io la trovo, come dicevo, la trovo veramente triste, a me mi addolora molto, sia sotto il profilo, diciamo, religioso, sia sotto il profilo del femminile, ma anche sotto l'idea che questa escort, no, faccia la modella. Mi riferisco in questo momento, Klaus, a questo film che sta per uscire, io non l'ho ancora visto, non l'ho portato la recensione. Questo film francese. Sì. In cui questa ragazza sembra che venga avviata sulla strada della prostituzione quasi per dover far fronte agli studi universitari, no? Sì. La ragazza qua si trova, come dire, impregnata in un meccanismo più forte di lei e non riesce a venirne fuori. Voglio dire che questo è anche un messaggio di quello che la escort che in qualche modo si offre comunque su una prospettiva che è una prospettiva di abiti belli, che è una prospettiva di moda, che è una prospettiva di un salto di qualità sociale davanti a una situazione che tutti noi vorremmo. Ecco, quello è il punto, normalizza la escort. Non solo, ma guarda che normalizza la escort, ma nella normalizzazione della escort trascina con sé invece un profondo travisamento di quelli che sono i valori, io insisto, per me i valori evangelici. Cioè, voglio dire, questa escort qua è una che sono citata nel Vangelo. Dice, ma perché se invece chiamarsi Maddalena si chiamava Giovanna, non è un problema, il fatto è che l'altra si chiami Maria e che per l'altra si faccia riferimento alla verginità. Cioè, diciamo, è molto malizioso
meravigliosa questa. Sì, quindi l'appello ai creativi ovviamente è di cambiare subito i nomi delle donne, almeno quello, giusto? Perfetto, perfetto. Già questo potrebbe essere una risposta, perché questi nomi offendono davvero il sentire della fede popolare. Tieni presente che in Italia la gente può anche avere una fede un po', come dire, consumata dal lusso. Ma la pietà popolare su questa cosa è una pietà molto... No, su questo sono d'accordo con lei, onorevole, cioè può esserci anche una fede consumata, ma comunque una fede c'è, ce l'abbiamo. Esattamente. E meno male che ci sia... Meno male che c'è, e meno male secondo me che reagisce. Meno male che io spero davvero che reagisca. Diciamo tra virgolette, non c'è un cambiamento di nomi, io spero che non porti fortuna alla Fracovina. Certo. Senta, l'appello ai creativi è cambiare ovviamente subito i nomi. Questo è il livello minimo di esigenza. Minimo di esigenza. Ultima, non si costa niente. Ultima cosa, la creatività spesso usa simboli religiosi si fa col cattolicesimo, col cristianesimo e... Esattamente, voglio dire, non si sarebbero mai permesso di farlo, noi stiamo discutendo in questi giorni alla Camera il disegno di legge sul furca, no? Il disegno di legge quindi che riguarda anche lì la donna, attenzione, questo è anche importante, tanto io ho presentato il mio disegno di legge in questo senso, ma riguarda anche lì la donna, lì è una donna in qualche modo... talmente tanto iperpotente, iperdifesa da in qualche modo suscitare problemi rispetto alla sicurezza, però non si sarebbero mai permessi di fare una campagna pubblicitaria utilizzando i simboli religiosi. Qui di simbolo religioso ci sono solo i nomi, ma i nomi sono un simbolo religioso fortissimo. Certo, onorevole, noi la ringraziamo.